Ciao a tutti e benvenuto in questo nuovo tutorial. Oggi disegneremo un vecchio anime giapponese, il mago Pancione e C. Il mago Pancione è stato ideato da Yoshida ed è composto da 52 episodi, ognuno dei quali è suddiviso in due parti indipendenti tra loro, per un totale quindi di 104 storie. Presenta le avventure di una famiglia di geni della lampada scesi sulla terra. La loro casa è uno strano vaso, giunto tra le mani di un ragazzino che l'ha trovato nella sua soffitta. Inizieremo con impostare la figura nel suo insieme, per poi soffermarci nei particolari. Inizieremo con disegnare tutti gli elementi del volto, il cappello, per poi passare al corpo. Il genio della lampada ha un aspetto buffo e un corpo bello arrotondato. Tutte queste caratteristiche rendono l'aspetto del genio stravagante e simpatico. Dopo aver disegnato il borsello, disegneremo i pantaloni e le classiche scarpe a punta orientali. Vi ricordo che sotto al video trovate il link di tutte le attrezzature che sto utilizzando per il disegno. In più troverete il link del nostro blog, dove si trovano tutti i nostri tutorial gratuiti per imparare a disegnare. Dopo aver disegnato l'immagine del genio, disegneremo la simpatica lampada, ossia la casa del genio e di tutta la sua famiglia. Dopo aver disegnato il personaggio, inizieremo a colorare l'immagine con le matite colorate. Iniziamo dal cappello con un bellissimo verde, per poi passare alla bocca e al naso con un bellissimo rosso. Mentre coloreremo il disegno, di tanto in tanto riprenderemo la figura con il pastello nero per far risaltare l'immagine. Dopo aver colorato l'intera figura con i pastelli, ricalcheremo il mago con un marker dalla punta molto sottile. Vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate tanti like. Se vi fa piacere potete seguirmi sul profilo di TikTok @baiari2, dove troverete tanti disegni. Siamo arrivati alla fine di questo tutorial, spero vi sia piaciuto. Vi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate tanti like. Un bacio grandissimo!